Altri 1000 prigionieri americani arriveranno dalle Ardenne fine settimana. Questo inverno potrebbe essere parecchio affollato da queste parti. In un luogo dove i soldati combattono strenuamente per mantenere l'onore. Nazi verboten! Un ufficiale cerca... Uscito da West Point, quarta generazione. Una vita nell'esercito e poi si ritrova qui. Il momento adatto per colpire il nemico. Sono questi gli unici campi di battaglia che ci restano. Un omicidio inaspettato. Vide il tenente Scott avvicinare il sergente Bedford e spezzargli il collo. Gli darà l'occasione. Qualunque prigioniero accusato di un crimine ha diritto a un processo. Di attuare il suo piano. La nomino avvocato difensore del tenente Scott. Signore, non sono un avvocato. Il tenente ha bisogno del nostro aiuto, chiaro? Ordine, signori. Tenente, senza questo il suo cliente si troverà davanti a un plotone d'esecuzione. Lei non gli permetterà di partecipare a questo procedimento, è chiaro? Resti fuori dai nostri affari. Lei non è nelle condizioni di dare ordini. Per adesso. Fuori, 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 andiamo! Ho appena visto il tunnel, colonnello. Il processo non ha niente a che fare con Lincoln Scott, vero? Ha visto quei russi che fanno avanti e indietro tutti i giorni? Sa dove vanno? Fabbrica di munizioni. L'esercito crede che sia una fabbrica di scarpe. Quando la giuria si ritirerà, 35 uomini passeranno sotto il filo spinato. E Lincoln Scott sarà morto. Come fa a decidere chi scappa e chi resta a pagare per tutti? Se un uomo deve essere sacrificato per distruggere quell'obiettivo, allora è così che deve andare.